Buondì, benvenuti in Mario Maker. Allora, oggi credo che farò la Iron Bros Challenge. Se vi state chiedendo cos'è, praticamente è una sfida che consiste nel fare sfida infinita, difficoltà normale, e vi chiederete cosa c'è di così male? È facile, no? La difficoltà normale è facile. La condizione è che hai una sola vita. Se perdi una sola volta devi ricominciare da capo e devi cercare di fare il punteggio più alto possibile con una sola vita. L'obiettivo sarebbe arrivare a 50 livelli, ma è molto difficile arrivare a 50. Esatto, benvenuti a me che muoio al primo livello. Scommessa, riuscirò a fare più di un livello? Allora, facciamo la prediction. Zaki oggi non c'è, probabilmente. No, non sarà qua tutti i giorni quando non streama. Allora, facciamo la prediction. La volta scorsa la prediction facevamo così. Cosa mi uccide? Credo che sia una buona prediction anche perché non è completamente random. C'è anche qualcuno che fa morirò in un livello pari o dispari, che è completamente random. Facciamo così, facciamo. Cosa mi ucciderà in questa run? Mi ucciderà un nemico? Cadrò nella lava? Oppure scadrà il tempo? Partiamo con la previsione. Dai, cominciamo così. Mi ucciderà Ska. Andri dice: stava lavorando alla hack ROM di Superstar Saga. Ha notato che nella nostra Mario Wiki ci sta un errore. Bowser nella tabella dice che 6 punti vita invece che 10. Intendi la prima battaglia con Bowser? Devo controllare. Ricordamelo se vuoi alla fine della live, così controllo. Allora. Quindi ripeto, l'obiettivo è fare sfida infinita, modalità normale, una sola vita. Partiamo. Se muoio prima della fine della previsione, bisogna annullare la previsione, ovviamente. Quindi, i livelli sono facili, però tutto può andare storto. Ok, questo è uno di quei livelli in cui devi trovare la differenza, immagino. Ok, quello diverso è questo qui, perché gli altri hanno il pesce piccolo e questo è il pesce grande. Non ho mai sbagliato un puzzle in vita mia. Ok, sto guardando quello che avete votato. Zig, per esempio, ha votato che scade il tempo perché parlo di cose a caso. Molti di voi hanno votato quello. Qualcuno nemici, qualcuno scade il tempo. Anzi, no, una sola persona in realtà ha votato che scade il tempo. Molti hanno votato cado, lava, veleno. Ok. Finisco su una pianta piranha, vedremo. Non ho mai sbagliato un puzzle in vita mia. Ok, due! Allora abbiamo la gru con la moneta. Abbiamo il tuomp. Abbiamo la barra. Abbiamo il catenaccio. La barra è. Ok, no, chiaramente questa barra va in senso antiorario. E ho indovinato! Tre! Allora, qui abbiamo 5 Koopa verdi di sopra. Beh, grazie al cavolo, qua c'è una moneta mentre qua c'è la ciambella. Quindi la risposta è questa. Per ora è facile, per ora è molto facile. Scendo qui. Comunque, buondì a tutti, com'è la vostra giornata? Scritta in kanji, non so leggere. Ah, una regola è che non si può tradurre. Se c'è un titolo che non capisci, non puoi tradurlo. Inoltre, non puoi neanche mettere in pausa, in teoria, o almeno, non puoi mettere in pausa per vedere quello che succede dopo. Se lo fai accidentalmente, puoi mettere in pausa. O se tipo devi andare al bagno, puoi mettere in pausa. Ma non puoi mettere in pausa per sbirciare. Comunque, per me è tutto bene. È una buona giornata per me. Ok, primo fatto. Secondo. Se devi fare Paperino, sì, un altro livello giapponese che non posso tradurre. Una giornata abbastanza calda, anche da me. Ok. Un attimo. Anche da me fa abbastanza caldo, anche se ieri è piovuto. Ok, qua è al sicuro.
Ci sono 500 secondi, quindi devo solo avere molta pazienza. Immagini dover fare così. Oddio. Va tutto bene. Va tutto bene. Ho avuto parecchia paura, ma va tutto bene, credo. Non ho capito bene il tema di questo livello. Qual è il... cosa sono questi cosi? Sembra che sia guarito dal virus intestinale. Mi fa piacere. Sono contento che stia meglio. Ok. Nessun problema. Va tutto bene. Va tutto molto bene. Non ho rischiato affatto. Con calma. Ho 400 secondi. Con molta calma. Davvero? È facile, è facile. Non nascondo di avere un po' di ansia, va bene. È il risalto più facile del mondo, però con una sola vita l'ansia è inevitabile. Ok. Va bene. Ed è finito, wow. Ok, bel livello. Bel livello. Ah, comunque, in Mario Maker potete sempre mandare un livello se volete. Anche se oggi non li faccio, se volete potete mettere punto esclamativo add. E come dice il bot, mettete il codice del livello. Bel livello. Quindi, ripeto, oggi sto facendo l'Iron Bros Challenge, però la prossima volta farò i livelli del pubblico, probabilmente. Non è difficile, va tutto bene, nessuna pressione. Un altro livello giapponese che non posso tradurre. Immagina se capita un livello troll. Capita spesso, purtroppo, un livello troll. Ok, devo ammazzare i tartossi. Quale può essere la difficoltà qui? Ah, ok, così non muoiono. Scusa, come faccio quindi? Devo schiacciarli? Forse c'è una stella? C'è la stella! Oh no, il problema è che despawnano! No, il problema è che despawnano! Va bene, questo potrebbe essere un problema. Questo potrebbe essere un grosso problema. Vediamo se il tuo li ammazza. Ok, ne ha ammazzato un altro, credo. Va bene. Andrà tutto bene. Ogni livello giapponese in realtà, dice Storm, morirà qui. Vedete, il fatto è che... ora che so come funziona questo livello... non morirei mai qui due volte di fila. E là? Il problema è che ho una sola vita, quindi se non capisco istantaneamente quello che vuole il livello da me... ce n'è un altro. Oh! Ok. Va bene, un attimino che torno indietro. Se non capisco istantaneamente quello che il livello vuole, perdo. Ok, proviamo una cosa, proviamo tipo a schiacciarli. Sono morto io! Sono morto schiacciato io! Bene! Bene! E la prima run finisce così. Eh sì, ha vinto un nemico. Hanno vinto le 5 persone che hanno scommesso nemici. Perché a uccidermi è stato il Twomp. Quindi, complimenti a chi ha scommesso un nemico. E rimando la stessa identica previsione. Chi è che ha vinto di voi? Ok, vedo solo quello che ha scommesso più punti, cioè Andoria. Vedo anche Felice e Luigi in chat. Ska. Flavio. Non Magam. Ok. Stessa identica previsione. Via.
E io devo uscire e ripartire. Quindi, benvenuti nell'Iron Bros Challenge. Meno male che non era difficile. Il punto è che ora che lo so, in quel livello non posso morire due volte di fila. Basta andare alla fine, prendere la stella e tornare indietro, tutto qui. Ma comunque, il mio record è un misero 6 dall'altro giorno. Ci ho provato una sola volta e ho fatto 6. Dry Dry Summit, Gym Leader Lemmy. In che senso Gym Leader? Siamo in Pokémon? Ok, abbiamo la K. Mi piacerebbe molto non perderla immediatamente. L'ho persa immediatamente? Ok, non conta! Non conta! Non conta! Non conta perché sono morto istantaneamente, va bene? Quindi la scommessa vale per il prossimo. Ripeto, come dicevo prima, la scommessa non conta se muoio prima della fine della scommessa. Devo ricominciare purtroppo perché sono già morto. Sono bravo, grazie. Non sapremo mai com'era il gym leader. Esatto, se avessi impiegato 10 secondi in più avrebbe vinto Flavio. Quindi ok, ora partiamo davvero. Nintendo Star dice l'altra volta hai fatto veramente schifo, però sei scemo quindi sei perdonato. Non ho letto il titolo. Ok. Questi sono i Gumbruni? Non mi ricordo mai i nomi, dovrei sapere i nomi. Questi sono Gumbruni se non sbaglio. Poi ci sono i Goomba e basta. Gumbarelli, hai ragione. Galumba. I Galumba in realtà sono i Gumbruni in italiano, no? Cioè, in inglese. Ok, credo che le monete rosse siano opzionali, quindi vado veloce. Checkpoint non serve a una benemerita niente. Non serve a niente. Oddio. Il checkpoint ovviamente non serve perché se muoio devo ripartire, quindi... Ok, un attimo. Per ora è un livello facile. Ed è finito? È finito! Perfetto! Il primo livello è andato. Ok, sono Gumbarelli. I Gumbruni stanno solo in World. Ok. Sapete, essendo admin della Super Mario Wiki italiana e tutto quanto, dovrei saperlo in teoria, ma... Sono scemo! Livello 2. 3-1 parkour. Parkour! Sono bravo col parkour! Va bene, questi livelli mi mettono ansia anche se è molto facile. Ok. Scusate, perché è innormale? Perché è normale non è infacile? Dov'era la sfida qui? Cioè, quanta gente è morta al primo salto? Parkour. Parkour. Ok. Ok. Buon di Puget. Come va? Dovrei essere un dizionario umano di Mario. Allora, sì, so tutto sulla serie di Mario, tranne... Non so distinguere i nomi dei Goomba e i nomi dei Bowserotti. Queste sono le mie criptoniti. Ok, quelli sono un po' inquietanti. Spero che ci sia un fungo. E c'è. Fiore? No. Se qualcuno sta ancora arrivando, ripeto, l'Iron Bros Challenge consiste nel fare la difficoltà normale, ma con una sola vita. Quindi, se perdo una volta, devo rifare tutto da capo! Ma non succederà, chiaramente. Farò 50 livelli di fila, fidatevi. Era meglio non rompere lì. Non c'è niente? Non c'è niente. Non sai niente di Mario, dice Ska. In che opera Peach è apparsa per la prima volta coi capelli biondi? Chiede Nintendo Star.
Ah, Peach con i capelli biondi. Fammici riflettere. Non è Super Mario Bros. Ok, lì non c'è niente. Potrebbe essere Super Mario Bros. 2, cioè Super Mario USA? Credo che sia quello. Anche se sapete cosa di Super Mario Bros. 2? Mi confondo. Perché ho giocato prima alla versione Advance che a quella NES. Quindi sono più abituato. Oh, la stella! Dai qua. Oddio. Parkour, attenzione, c'è il parkour! Ok, no, il livello è già finito. Va bene, facile. Allora, se non è Super Mario Bros. 2, potrebbe essere Super Mario World, non lo so. Ah, ok, un corto animato. Ah, ok, ho presente quel corto animato. Ci abbiamo anche fatto una notizia, in realtà. Non riesco a riconoscere Lemmy e Iggy, sappi che Iggy ha gli occhi ipnotici. Iggy è quello verde, Iggy lo so. Sono Larry e Lemmy che non distingo. Ti è morto il wifi, mi spiace. Quante versioni di Peach ci sono in Mario Kart Tour? Beh, in Mario Kart Tour ci sono Peach normale, Peach vacanza, Peach oro rosa, Peach oro nero, Peach oro oro, Peach oro argento, Peach rossa, Peach verde, Peach blu. Oh! Facciamo una cosa, per ogni livello voglio cercare di capire anche perché la gente muore. Qua secondo me la gente muore perché muore all'inizio. Tipo non prende la stella in tempo e muore. Tutto bene, va tutto bene! È sul rischio. Poi c'è Peach più alta, Peach più bassa. Cacchio di livello è! Dammi la stella, dammi la stella! Va bene, facciamo così che ammazzo tutti. Ok, è finito. Ok, questo livello era molto facile, secondo me la gente qui è morta per la prima parte, se non prendi istantaneamente la stella. Puget dice la gente non deve per forza morire, vero? Ma qualcuno deve essere morto se no, è normale. Se no sarebbe facile. Ok, siamo a 4. Sto andando bene per i miei standard. I miei standard molto deboli. Ok, livello da un americano, ma col titolo giapponese. Ok. Ok, semplice, devo solo correre, credo. Bene. Bene! Non dovevo solo correre. Dovevo saltare sopra, però mi ha messo paura. E quindi, prediction, hanno vinto le 6 persone che hanno scommesso su Kado barra lava barra veleno. Complimenti e ripartiamo subito, stessa prediction. Ecco qua, nuova prediction. Buona fortuna. Servirà anche a me la buona fortuna. Oggi si diventa ricchi. La bandiera è apposta? No, perché per pubblicare il livello devi essere in grado di finirlo dall'inizio. Anche se sicuramente molta gente lo fa così. Molta gente muore e poi riparte dalla bandierina e finisce. Dimentichi che in Mario si può saltare. Sì, mi era sfuggito questo dettaglio. Andri dice che l'ordine dei Bowserotti è Iggy, Morton, Lemmy, Ludwig, Roy, Wendy e Larry. Questo, se non sbaglio, è l'ordine di Mario World, che è presente anche in Mario e Luigi Superstar Saga, ma non è sempre così. Super Mario Bros. 3 è diverso e in alcuni giochi è diverso. E in Super Mario Bros. Cambia sempre un po'. Ok, livello giapponese. Sembra un livello speedrun. Bene. Bene, ha vinto un amico. Ha vinto un amico. Dovevo abbassarmi. Ha vinto un amico. Hanno vinto le 6 persone che hanno scommesso su nemici. La prediction più veloce del mondo. Ok. Nuova prediction. Vi do stavolta 2 minuti per votare.
perché prima voglio riprovare questo livello. Era facilissimo, non so come ho fatto a perdere. Era facilissimo. Flavio le sta indovinando tutte. So parlare. Ah! Perché ho 4 vite? Non lo so. Non mi ricordo da quante vite si parte. Livello facilissimo. Qua ci si abbassa. Ah, si prende la rincorsa e poi ci si abbassa. Ti danno 5 vite, credo di sì. Ludwig sarebbe il vice capo dei Bowserotti. Non lo so perché dipende molto di gioco in gioco. Ok, sinceramente questo livello non è facilissimo. Cioè, avete visto quel livello di prima in cui c'era il parkour e si saltava e basta? Questo livello che ho appena fallito miseramente era facile, ma non così facile. Va bene, dai, nuova prediction, è già in corso. E io comincio. Grazie a me ho appena elevato questo livello a difficile. Nintendo è molto poco consistente con la lore dei Bowserotti. All'inizio erano tipo i figli di Bowser, poi sono diventati servitori. Cambia un po' di gioco in gioco. Ok, questo è il deserto di Super Mario Bros. 2. Ci sarà una chiave da qualche parte? Magari nascosta, magari nel tubo? È qui. È mai apparsa la mamma di Bowser Jr., sì? È Shigeru Miyamoto. Non lo sapevi? Te lo dimostro. La mamma di Bowser Jr. è canonicamente Shigeru Miyamoto. Ecco qui. Il volume è un po' alto. Questo è un video che Nintendo ha pubblicato per il 30° anniversario di Super Mario Bros. C'era tipo questa domanda. Sai chi è la madre di Bowser Jr.? E Bowser, sì, Bowser. Miyamoto annuisce e indica se stesso. Sono io la madre di Bowser Jr. E poi dice anche di essere il papà di Mario, quindi c'è un intreccio. Perché il padre di Mario, ma è anche la madre di Bowser Jr. Questo conferma che Mario e Bowser Jr. sono fratelli. Ok, basta. Vedete quanto è complicata la lore di Mario? È la deepest lore di tutte le serie Nintendo. Xenoblade levati. Ok, questa è Struzzi. Carina come battaglia. La Mario lore. Ok, bel livello. Diciamo, non bello ma carino. Ma allora, chi è il padre di Bowser Jr.? Daisy. Beh, credo che il padre di Bowser Jr. sia Bowser, tranne se c'è un grande twist che non ci aspettavamo. Xenoblade 3 è bello, sì, ma in confronto alla lore di Mario, la trama di Xenoblade è molto debole, secondo me. Avanti, dimmi, chi è la madre di Xenoblade? Si sa? No, esatto, non si sa. No, 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 no. Avete visto? No. Ok, immagino di dover fare così col wall jump. Nessun problema. Nessun problema. Ed era tutto il livello. Come ha fatto la gente a morire qui? Metà della gente è caduta sotto e metà della gente non ha avuto i riflessi pronti per uscire dal tubo quando c'era... no. Ma non sono tra questi, dai. Me la sono cavata per stavolta. Nel film di Super Mario avremo un twist, te lo senti?
Figuriamoci se Illumination fa qualcosa di interessante. Allora, quel film è supervisionato da Miyamoto. Questo non so se è una cosa positiva o negativa. Probabilmente non aspettatevi niente di speciale dal film. Mi aspetta al massimo tipo una storia a livello di Mario Odyssey. Mario Odyssey o qualcosina di più. Ok. Devo scegliere una porta? Credo di no. Beh, posso scegliere o tra le porte o tra questo. Non capisco se uno di questi mi ammazza. Va bene. Non ho ancora capito qual è il punto qui di questo livello. E là, e là, e là! Oh mio Dio. Ah, beh, c'è la stella. La chiave è lì. Perché ho l'impressione che il livello sia tutto qui? Perché lo è. Ok, come ha fatto la gente a morire qui? Sinceramente non ne ho idea come fa questo livello ad essere innormale e non infacile. Probabilmente la gente ha finito la stella e non se ne è accorta. E continua ad andare dritto ed è morta. Comunque è vero, Miyamoto odia la lore. Odia Rosalinda. Questa è arte. No, non ho mai visto i film di Minions comunque. Non ho mai visto un film di Illumination in vita mia. Mario sarà il mio primo film dell'Illumination. Sono abbastanza sicuro che non sia possibile questo salto. C'è un blocco, sì. Ok, come ha fatto la gente a morire? La gente credeva che potessi riuscire a fare il salto senza power up. Ovviamente non si può. Salta! Magi, salta! Canonicamente i Minion hanno assistito Hitler. Non ne dubito! È vero, è possibile che magari non si muore, ma si ricomincia da capo, che conta come fallimento. Per fare il record mondiale, questo è vero. Non so perché qualcuno dovrebbe voler fare il livello mondiale, il record mondiale, qui. Ma ok, sono un uomo semplice. È un livello 1-1. Ci sarà un fungo qui, scommetto? No. Ma è qui! Sono molto cauto. Sono troppo cauto. Perché questo sembra un livello molto facile. Ok, qua la gente muore perché non sa che esiste long jump. Niente gatti. C'è il fiore. Sembra un livello molto facile. Checkpoint, non mi serve a niente. Ok, ok, magari qualcuno muore qui? Non credo, ma ok, potrebbe essere. Non mi fido di quel coso, è finito. Si potrebbe fare anche senza long jump, dici? Forse con un wall jump? Ma sarebbe più difficile, credo. Level design. Sono un uomini semplice, hai ragione. Intanto dai, sono a 6, potrei fare il mio record. Sì, magari salto a parete più abitamento, però è più difficile. Super Mario, la caverna di lava, punto. Ok, qua la gente muore perché non sa che questi blocchi cambiano. Ho un po' di paura, ho un po' di paura. Ok. Bene, bene. Panico, mi sono fatto prendere dal panico, perché vedevo...
Vedevo proprio quel coso e volevo evitare quel coso. Volendolo evitare sono andato dritto verso il coso, il Blarg. Va bene, hanno vinto i nemici. Prediction. Complimenti alle tre persone che stavolta hanno votato nemici. Quello conta come lava. No, purtroppo no. Purtroppo per chi ha votato lava non conta come lava. Ok, nuova prediction. Un minuto. Via. Riprovo. Per curiosità riprovo. Non così. Secondo me per lo speedrun si può fare qui. Si può benissimo passare sopra, credo. Bene, non così. Va bene, me ne vado. Me ne vado e comincio il prossimo livello, la prossima run. Avete ancora 30 secondi per votare. Ti fa vedere in ma? C'è un bot che ti fa vedere in ma dei livelli? Figo. Buon di Ricky John, come va? Ci sono molti tool ormai di Mario Maker. C'è anche un tool che ti fa vedere proprio come è costruito il livello. La prediction è finita col nemico. Un Blarg. Ok, la scommessa è finita e io riparto. Nuova run. Comunque. Dopo Mario Maker... Oggi non ho intenzione di fare Mario Maker per tutto il giorno perché tra un po', non so quando, farò ancora qualche run. Dopo Mario Maker farò una game jam di Mario Fan Games Galaxy. Sono fangame di Mario fatti nell'arco di 2 giorni, credo, tipo un giorno o 2 giorni. E sono giochi del calibro di... Scusate, non dovrei mettere in pausa. Sono giochi del calibro di... Un attimo che ve li mostro. Mario contro la PlayStation 3. Mario contro la PlayStation 3. Oppure... Mario compra un Wii. Sono tutti giochi della durata di circa 5 minuti, quindi appena finisco con Mario Maker provo questi giochi scemi, che sono stati fatti tutti in un giorno o 2 giorni. Ok, cominciamo. Bene, sono molto bravo. Sono davvero bravo. Ma non mi serve il gatto. Certo, se ci fosse un altro gatto non sarebbe male. C'era la faccia di Sol, sì. Come fa la gente a morire qui? Non ne ho idea, sinceramente non ne ho idea. Forse la gente resetta per fare il record mondiale. L'ambito record mondiale di questo livello. C'è anche un gioco di Sonic in questa game jam. Parlando di Illumination c'è anche... Imagine Minion Fashion Show. Non credo che ci giocherò. Quindi sì, oggi Mario Maker più fangame di Mario. Punti interrogativi. Ok, non devo toccare terra dopo un salto, attenzione. Ah, ok, devo solo nuotare. Ok, non devo toccare terra, non sembra così male. Perché la gente muore qui? Probabilmente perché tocca terra. Giocherò mai il livello di Sonic su Fall Guys? Forse. Se mai giocherò a Fall Guys, allora sì, sicuramente giocherò a livello di Sonic. Ah, no, non ci casco e non vado a prendere quei blocchi. Ho un po' di paura, non nascondo un po' di paura, ma va tutto bene, va tutto molto bene. Quel P-Switch è letteralmente impossibile. Anzi no, forse no, in realtà no. Non è affatto impossibile. Ok. Come ha fatto la gente a morire? Perché ha toccato terra. Made
Se uno creasse Mario Maker 2 verrebbe bannato. Vediamo di che parlavate. Allora, no, si possono vedere i boo e i like, si può vedere anche l'interno di un livello, come è costruito, senza hack. Semplicemente sono riusciti a scaricare i dati del gioco. Perché praticamente quando tu giochi un livello di Mario Maker, tramite internet Nintendo ti manda i dati del livello, e la gente è riuscita praticamente a intercettare questi dati e mostrarli. Credo. Diciamo una definizione molto vaga. Fall Guys è free to play, lo so. Solo che... non lo so. Prima o poi devo giocarci a Fall Guys. Prima o poi mi tocca. Chissà, magari lunedì Ferragosto sarò l'unica persona su internet e giocherò a Fall Guys. Quanti tentativi posso fare prima di fare i fangame? Non ne ho idea. Magari faccio un'ora piena di Mario Maker. I fangame saranno molto corti in realtà, perché ciascun gioco è tipo 2 minuti. Ok, un pochino di paura, un pochino di paura. Un po' di paura. Questi livelli possono avere nemici che non vedi arrivare. Tipo un tomp che cade dall'alto proprio ora. Ora? O forse ora? Bene. Oppure li vedi arrivare e ti colpiscono lo stesso. Va bene. Credo che qua la gente sia morta all'inizio. Giochiamo insieme a Fall Guys. So che si possono fare stanze, no? Quindi sicuramente se gioca a Fall Guys vi permetto di entrare. Allora, Fall Guys è uno di quei giochi che stanno spopolando, tipo... di quei giochi che ci sta giocando tutto il mondo. Su Twitch probabilmente trovi 1 miliardo di persone che giocano a Fall Guys. Io non ci ho mai giocato. Giocare a questi giochi... non lo so, solitamente è come essere tipo una goccia nell'oceano. Ma almeno una volta potrei giocarci. Giusto per l'esperienza. Game Swap. Mai giocato a Fall Guys? Seriamente, chi di voi ha giocato a Fall Guys? Non credo di poter andare lì. Ok, Super Mario Bros. 2. Posso raccogliere questi per creare una scala, molto emozionante. Level design. E ora sei in Super Mario Bros. 2. Cosa si fa in Super Mario Bros. 2? Si costruiscono scale. Prendiamone un altro. E andiamo. Ah, ok, devo proprio fare la scala così. Molto emozionante. Va bene, può bastare. Non si può trasportare, va bene così. Super Mario Land. Ok, devo colpirli tipo così. Ok, potrebbe essere pericoloso, esatto. Spero di non essere fregato. P-switch. Ok, non so cosa è successo, ma va bene così. Ok, ho capito cosa c'è qui, ma non so se il livello sta finendo. Qua devo fare così. Male, 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 male. Va bene. Ho perso. Per colpa di un nemico di nuovo. Malissimo. Ora però devo sapere. Devo sapere.
Cosa c'era se andavo avanti? Perché la mia impressione è che avevo finito il livello ormai. Devo solo vivere? Livello molto emozionante! Molto emozionante! Ecco qui. Dai. Fammi sparare! Fammi sparare! Ok. Ok, devo colpire il Pao mentre è a terra. Bene, sono un genio. Oddio, odio questo livello. Vorrei tornare dove ero prima in realtà, non vorrei andare avanti. Ok. Ciao. 10 minuti per un boss sono tanti in un RPG di Mario? Dipende dall'RPG. Allora, prima ero qui, va bene, prima ero qui. Se andavo avanti, il livello era finito. Maledizione! Perché non sono andato avanti? Perché mi sono cacciato in quella porta? Chi me l'ha fatto fare? Il livello era finito, avrei vinto. Ma comunque, ha vinto nemici. Perché sono scemo. Hanno vinto 5 persone con nemici. Prossima prediction. E via. Vi ricordo che se muoio prima che finisca la prediction, quella morte non conta. Come faccio ad essere così bravo? Vedi, su Amazon ho comprato queste scatolette. Che c'è scritto scatoletta per gamer, no? E praticamente hanno buone recensioni in realtà, hanno 5 stelle, che se tu le mangi diventi un gamer migliore. Quindi le ho comprate e adesso ho smesso di mangiare cose normali. Ora a colazione mangio la scatoletta per gamer, a pranzo la scatoletta per gamer. Quindi sono dopato, è così che sono diventato molto bravo. Comunque 10 minuti per un boss in un RPG di Mario. Sinceramente forse sì. Devo fare lo shell jump? Devo fare lo shell jump? E sarebbe innormale. Devo fare lo shell jump innormale? Ah no, devo solo saltare così, sono un idiota. Sono un idiota. Non c'era neanche bisogno. No, 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 vieni. Una minaccia. Spinnaci sopra. Hai anche tu ragione. Il problema di spinnarci sopra, caro Nintendo Star, è che se per caso sono un cesso e sbaglio il salto, sono softlockato, rimango bloccato per sempre. L'ho fatto e non lo farò mai più. Il livello è finito. Ok, il primo è andato. Per un boss finale ci sta, 10 minuti. Per il boss finale ci sta. Per un boss normale, specialmente se ti serve molta abilità... E là, butta fuori! Facciamo lo shoutout. Salve, butta fuori e gente che stava guardando butta fuori. Che facevate di bello? Facciamo lo shoutout e vediamo. Giocavate a Mitopia, figo. Mondi Let's Play Nintendo Ida. Salve a tutti, allora qua stiamo giocando a Mario Maker, questa che stiamo facendo è l'Iron Bros Challenge. Consiste nel fare la sfida infinita a difficoltà normale, ma con la condizione che c'è una sola vita. Se muoio una sola volta, la run, colpi di microfono, la run è finita. E la butta fuori, grazie per il raid. Quindi l'obiettivo sarebbe arrivare a 50 vittorie, ma io faccio schifo quindi ho fatto 6 e sono morto. Ma riproviamo! Magari questa è la volta buona, chi lo sa. 50 vittorie, fidati, fidati. Comunque salve a tutti. Battopia. So che butta fuori spesso fa anche gli RPG di Mario.
che io adoro. Adoro la serie di Mario e Luigi. Quindi abbiamo gusti simili in quel senso. Allora, ripeto, una sola vita, quindi sono livelli normali, non sono difficili, ma un singolo troll può uccidermi. Se muoio una volta, muoio per sempre. E devo ricominciare tutta la run. Va tutto bene, niente panico, niente panico. C'è l'altro fiore, tutto bene. Domanda trabocchetto. Lo shampoo da gamer non esiste perché i gamer non si lavano. Qual è lo shampoo da gamer? È vero. Sono molto bravo. Ok, io ho paura. Ho molta paura. Ho una nuova idea, ho una strategia. Corro, corro e basta. Va bene. Punti Dark, come va? Va tutto bene, va tutto bene. Nessun pericolo qui. Va tutto bene. Posso saltarci sopra, sì, ma aspetto che cada. Ripeto, una sola vita. Muoio ed è finita. Ok. Ho molta paura. Storm, hai sentito la grande novità? No, Duraner, non ho ancora sentito, dimmi. Il livello è abbastanza lungo. Non mi piacciono questi salti così, oddio. Salta la cieca. Hanno inventato il caffè da gamer. Interessante. Dove lo vendono questo caffè da gamer? Mi serve. Spero che non ci sia un salto alla cieca. Ok. Col caffè più pregiato. Il checkpoint! Ancora siamo al checkpoint. Ed è Daisy. Va bene, quello ti colpisce. Ok, ho sconfitto finalmente Rosalinda. Bene. E il livello è finito. Bene, dai, non era così male. Un po' spaventoso a tratti, ma non era così male. Wendy. Per chi non lo sapesse, ho questo in gioco che non ha nessun senso, che ogni volta che vedo Wendy le chiamo in un modo diverso. Potevo ucciderle in un colpo. Ah, col tacco si può uccidere in un colpo? Ok, caffè per gamer, costa solo 99 euro a busta, con i chicchi cagati dai migliori animali gamer. Ok, devo provarlo! Devo provarlo, assolutamente! Ok, col Grand Pound, con... col tacco. Legend of Zelda 1-1, Night Escape. Raggiungi il traguardo con Link. Qua immagino dover usare le bombe? Divertente. Il capibara conta come animale gamer? Assolutamente sì. Ciao Buttafuori, grazie di nuovo per i raid e per essere passato. Per quanto riguarda Mario e Luigi, comunque, da mercoledì riprenderemo Mario e Luigi Fratelli nel tempo. Ci stiamo giocando in 4 in coop. Quindi abbiamo questa scema idea di fare tipo io Mario, Zaki, Luigi, poi c'è Baby Mario, Baby Luigi, ciascuno una persona diversa. Posso entrare? Sì. Quindi da mercoledì Benz, cioè Baby Luigi, torna dalle vacanze e quindi possiamo ricominciare. Sì, abbiamo visto Kirby. E ho visto la conferma che si può giocare online con gli amici, che è una cosa buona. Ma il gioco non è gratis come speravo, costa 15 euro, che ci sta. Ah, con l'arco, hai ragione. Ci sta, 15 euro ci sta. Speravo che fosse gratis per chi ha Nintendo Switch Online col pacchetto aggiuntivo. Ma
Ma non è un prezzo malvagio, dai. Modalità storia in Kirby? No, sembra di no. Ma ci sta, è un giochino multiplayer. Ok, volete che io sia cattivo? Volete che io sia cattivo e sincero? Non posso mettere in pausa, scusate. È contro le regole. Volete che io sia cattivo? Anche Mario Strikers dovrebbe costare 15 euro. Perché sono esattamente gli stessi contenuti. Niente modalità storia. Solo una modalità, solo online, solo multiplayer. Giusto? No, è vero, messo in pausa però non mi ha dato un vantaggio, quindi non conta. Sono gli stessi contenuti. Qual è la differenza tra Kirby's Dream Buffet? Oh no, speedrun 20 secondi. Oh no, un attimo. Devo concentrarmi. Oh! Ok, ce l'ho fatta. Che ansia, oh mio Dio. Perché bullizzano Kirby? Chi è che bullizza Kirby? Allora, sì, in Mario Strikers c'è un po' di single player, ma il single player in Mario Strikers è molto scarso. È come giocare... Allora, il single player non è che tipo hai una modalità storia, oppure hai una progressione, o hai, che ne so, minigiochi. No, sono solo le stesse partite, solo con la CPU invece che con gli umani. Giochi come Mario Tennis, no? Mario Golf? Almeno hanno qualche contenuto originale in single player. Quindi scusatemi se sono cattivo di nuovo con Strikers. Ma è costato 60 euro e ci è durato un po' poco. È divertente di base. Ma ci siamo stancati dopo 3 giorni, tipo. Ok, nuovo livello, vediamo che abbiamo qui. Sono solo rimbalzare sulle cose? Le cose. Le ciambelle. Cosa può andare storto? Come si può sbagliare? Ho un piano, torno indietro. Un attimo. Cos'è quel singolo blocco? Voglio andarci. Va bene. Siamo alla fine? Siamo già alla fine, forse? Storm non sapeva di essere soltanto all'inizio, e invece no. Ok, dai. No, Storm, cosa fai? Sei un gamer, ma stai toccando erba! Scusami. La pausa aiuta solo se la spammi mentre cadi. Sì, puoi fare post-buffering. Oppure... conta come barare anche se tipo metti in pausa per vedere quello che sta arrivando. E contro le regole, diciamo. Le regole uno può giudicare se sono buone o no. Ma diciamo, la regola è questa. In ogni caso, se usi pausa per aiutarti, è vietato. Kenji. Devo prendere la moneta da 10. Ok, 100 secondi. Panico, 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 panico. Presa la moneta. È finito il livello. Bene, niente panico. Come ha fatto la gente a morire? Panico. Semplicemente la gente è morta per il panico. Era un livello facilissimo, però ti mette ansia perché dura solo 100 secondi. Devo morire per nemici così vinci la scommessa. Vedremo. Intanto ho eguagliato il mio record. Se vinco questo livello è il mio nuovo record. Titolo giapponese. Le spine si contano come nemici. È sott'acqua. Chissà quanta gente è morta andando dritta contro il cubo. Va bene. Non colpisco l'altro, lo tengo per dopo. Probabilmente devo ammazzare il cubo. Che è appena despawnato. Non ditemi che ho perso! Non ditemi che ho appena perso! Non ditemi che ho appena perso perché ho lasciato andare il Koopa!
Le spine le conterei come nemici, credo, non lo so. Dai però, non ditemi che ho perso! Colpisci il blocco, sì, era un fungo. No, dai! No, dai! Quale loser? Come hai perso? Non posso arrivare lì, vero? Non ci arrivo. Gente. Gente. Ecco perché l'Iron Bros Challenge è difficile. Potevo aspettarmi che se lasciavo andare il Koopa perdevo? Sinceramente forse sì. Dovrei aspettarmi queste cose. Va bene. Ok, ho perso per il softlock. Barra tempo scaduto. È una sola persona? Cioè Higizu ha scommesso su scade il tempo alto. Ha vinto Higizu. Ciao Diego! Diego dice, qual è il Pokémon che può essere un pirata? Arceus. Buon dì, Diego. Va bene. Mi fa male, fisicamente, ma purtroppo ha vinto Higizu. Ora, voglio riprovare questo livello. Nel frattempo faccio partire un'altra prediction. Voglio riprovare il livello, questo ormai è fuori dalla run, la run è finita. Vediamo se c'era la chiave. E c'era la chiave! Non vale, non vale, non vale. È il livello più facile del mondo! Devi solo ammazzare il nemico e andare alla porta. Il problema... Il problema, che non ha calcolato l'autore del livello, è che il nemico può uscire dal livello! Ok, qua posso passare così, immagino. Gli metto un ma. Mi dispiace perché ha perso punti. Ok, andiamo qui. Scommetto che ora il livello finisce. Scommetto che finisce qua. Quello era un ma salato. Sia chiaro, non ci siano dubbi, quello era un ma salato. Un ma che deriva dai sentimenti e non dalla qualità del livello. Beh, anche dalla qualità del livello, ma soprattutto dai sentimenti. Il nome del livello è... Il nome del livello... è... Quello. Ho l'impressione che il livello sia finito. Lo è. Era tutto qui. Quindi ho perso per colpa di quel Koopa che se n'è andato. Paradossalmente ho perso non per un Koopa che mi ha colpito, ma per un Koopa che se n'è andato. Quindi, ok. Ultima run, forse, per oggi. Completalo, in effetti potevo completarlo. Per le mie statistiche personali. Oh, ho completato 500 livelli! Ricompensa casco di Mario Erika. E tuta di Mario Erika. Va bene. Riproviamo. Potrebbe essere l'ultima prediction, ma dipende quanto dura. Se dura 50 livelli, se dura un livello, vediamo. Perché poi vi ricordo che ho il Fan Game Jam. Di giochi scemi di Mario che durano un minuto ciascuno. Cave. Fast Baldi è il nome di questo. Stavo per tuffarmi pensando che ci fosse ancora l'acqua. Bene. Dammi questo cavolo di fungo. Ok. Questo power-up, lo dico ogni volta, questo power-up è tra i miei meno preferiti della serie. Ok! Bene, la prediction finisce con la caduta. Sono caduto. Sì che ho fatto la prediction, non ve ne siete accorti.
Hanno scommesso solo 4 persone, ma l'ho fatta e ha vinto Gado. Ok, nuova prediction, subito. Twitch sinceramente non è molto chiaro quando inizia o finisce una prediction. Ok, via alla prediction. Stavolta lo dico più chiaramente. Inizia ora la prediction. Vi ricordo che se muoio prima della fine della prediction non conta. Inizio una nuova run. Quindi è inutile che aspettate di vedere se sto per morire con qualcosa, perché se muoio prima che finisca la prediction non conta. Ok, riproviamo. Arriverò a 50? Arriverò a 100? Mario contro Bowser, Final Battle! Ed è un livello italiano. Bene, sono contento finalmente di avere un livello di un boss. Era troppo tempo che non c'era un livello di un boss. Secondo voi si può arrivare quassù? No, non credo. Ok, finalmente c'è Boom Boom. Mi mancava Boom Boom. Solo uno aveva la chiave, va bene. Ok, lì forse si poteva skippare, ma non credo. Non è votato perché si divideva troppo i payout. C'è anche questa strategia. È meglio votare la cosa più probabile oppure la cosa col payout più alto. E là è la battaglia finale con Bowser. Ma attenzione, perché c'è anche suo figlio, Bowser Jr. Sono spacciato. Sono spacciato. Va bene. Va bene. Vincono i nemici, vincono le 4 persone. Con il 98% dei punti canale che hanno scommesso su nemici. Ok, cambio leggermente la scommessa. E stavolta metto solo 2 opzioni. Metto 2 opzioni che sono un nemico oppure altro. Adesso è tutto o nemico oppure altro. Quindi se cado nella lava, se cado in un burrone, se finisce il tempo, se c'è un softlock, sono tutti altro. Se invece muoio per contatto con un nemico, è un nemico. Ok, nuova prediction. E stavolta appare anche qua sotto. Perché quando sono solo 2 opzioni appare qua sotto. Forse è meglio così. Vedo subito la barra che parte, peraltro. Però attenzione, perché ora c'è anche un nemico. Ok, qualcuno risponde con altro. Mi piace vederli così, forse è meglio così. Così vedo anche la progressione qua sotto. Più possibilità di morire in altro. Sì, è vero, però le ultime tipo 3 volte su 4 sono morto con un nemico. Quindi fate i vostri calcoli. Ok. Facciamo tipo così. Ok, non conta, perché sono morto un istante prima della fine della scommessa, va bene? Ho guardato e c'era ancora un istante. Questa entra nella top 3 morti più stupide della mia vita. Conta per il mio ego. Conta per il mio orgoglio. Ma non conta per la scommessa, perché sono morto un attimo prima che finisse la scommessa. Quindi non vale per i punti. Mi spiace, ma si inizia da ora, perché, ripeto, sono morto poco prima che finisse la scommessa. Ok, ora cominciamo, davvero. Perché ora la scommessa è finita, quindi ora, come muoio, muoio. Allora, il bello di questa regola è che non dipende da me. Semplicemente è un fatto, se la scommessa è ancora in corso, non conta la morte. Ripeto, conta per il mio ego, per il mio cuore.
New Super Mario Bros. 5, 1-8. Prendi sempre i potenziamenti. Avevo mancato qualcosa? Avevo mancato un potenziamento prima? Ok, aspetta che prendo velocemente questa stella quassù. Così. Aspetta che la prendo. Così. Va bene, non c'è niente. Ok, aspetta che prendo questa stella qui. Ci pensi se era una stella? Ok, poi salgo qui. Sì, in effetti probabilmente per voi era finita, però dipende, non posso fare affidamento al delay perché il delay è diverso per tutti. C'è chi è da mobile e ha il delay di 10 secondi, c'è chi ha un secondo dal desktop. Questo livello mi ricorda molto New Super Mario Bros. Wii, che presumo sia proprio l'intenzione, no? Non so se mi conviene davvero tenere il Pao, perché se ho il Pao non posso usare il Power Up. Facciamo così. Sprechiamolo. C'è un medico che ti uccide istantaneamente, cioè. Ah, non posso mettere in pausa. Dottor amico? Questo sembra un livello molto buono, molto mariesco. Ci sono power-up in abbondanza, il level design è buono. Forse troppi power-up. Pensavate che sarei morto? E invece. Ah, c'è un nemico che ti uccide istantaneamente. Il correttore gli ha fatto uscire il medico. Il medico di Team Fortress 2. Team Fortress 2 è uno dei giochi che ho giocato di più in assoluto. Ho tipo 1 miliardo di ore in quel gioco. Più che altro fatte tra il 2009 e il 2011. L'ho comprato prima che fosse free to play, Team Fortress 2, e ci ho giocato parecchio. Boss carino. Ok, mi piace. Non posso mettere in pausa. Mi piace quando i boss sono fatti così. Perché non è il solito boss boom boom. Ma è a tutti gli effetti un boss originale. Devo aspettare. Ok. Ecco qui. Ricordi i vecchi tempi? Giocavamo anche un po' nel Mario's Castle, facevamo partite quando era più popolare. Non su Twitch, ma diciamo tra la community, prima che esistesse Discord, quindi le chat precedenti a Discord. Potevo mettere mi piace. Dovevo mettere like a quel livello, era buono. Soft lock? No, in realtà no. No, giocavamo semplicemente tra di noi in multiplayer, tipo i tempi di MSN, sì. TeamSpeak. Esatto, pure TeamSpeak. L'NP Gutweft? Ok, un po' di ansia, un po' di ansia. In base a quello che ho davanti ho un po' di ansia. Ve l'ho già detto che ho un po' di ansia? Ok, fungo. Grazie. Va bene, nessun problema. Fiore? No, non è un fiore. È di fuoco, ma non è un fiore. Il PF, sì, questo è Iggy. Non posso mettere in pausa, ma poi vi faccio sentire il PF. Secondo voi che c'è quassù? Ho un po' di paura. Oddio! Bene, sono morto di nuovo per colpa di un nemico. Non ho visto il proiettile che arrivava, perché il proiettile era blu, lo sfondo era blu, e io stavo guardando quella uscita lassù. Stavo guardando qui, stavo pensando, chissà che c'è qui. Quindi, come uccidere Storm? Semplice, metti qualcosa che lo distrae leggermente. Ok, devo farvi sentire il suono.
Il PFJHSARE allo giungi con il famoso SFFSSMWPGNX0E1365 Ergmaue Asdaffellonza. Ok, ecco la prediction. Hanno vinto le poche persone che hanno scommesso un nemico. Vedete, questo è un payout grande perché la maggior parte delle persone avevano scommesso su altro e invece hanno vinto quelli di un nemico. Se vedete, c'è scritto molto piccolo anche il nome delle persone che hanno scommesso. Facciamo. Sono le 6:15. Come buttare 5.000 punti, mi dispiace. Allora, credo che le scommesse così siano meglio, perché si vedono anche sotto ed è divertente. Il proiettile blu, lo sfondo è blu e io guardavo l'apertura lassù. Sono un poeta, sì. Non è un haiku, ma quasi. Iperdan ha vinto solo una scommessa su 6, mi dispiace per i tuoi punti, canale. Certo, se annulli quella in cui vinci di altro, le grandi controversie delle scommesse. Va bene, dai, per oggi direi che può bastare con l'Iron Bros Challenge. Siccome è un po' tardi, forse non faccio la pausa caffè e vado dritto al Game Jam. Se siete appena arrivati e non sapete cos'è, sono... Ora lo spiego meglio, ma sono dei giochi fatti dai fan, della durata di tipo un minuto ciascuno, e sono uno peggio dell'altro. Uno peggio dell'altro uguale uno meglio dell'altro. C'è un sondaggio che devo fare? Ricordami qual era il sondaggio. Il singhiozzo numero 100 e la scommessa annullata, sì, le grandi controversie. Buondì Giovi! Va bene, grazie se siete venuti per Mario Maker, grazie per aver guardato. Se volete continuare a guardare, passiamo subito ai fangame.